Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo percorso che ogni giorno i tanti pellegrini sono tornati a fare e a visitare i tanti luoghi che hanno visto la presenza di Padre Pio. Ecco, questo percorso che ci porta alla cella di Padre Pio. Nel settembre del 1913, come ben sappiamo, Padre Pio era a Pietrelcina, questa strana malattia che lo costringeva a stare a casa. E in questa giornata lui scrive a Padre Agostino, il suo padre lettore, raccontandogli che qualche giorno prima era stato anche il padre provinciale a fargli visita. Ecco, questo giovane sacerdote che viveva non in convento, ma a casa sua, era qualcosa di straordinario e di eccezionale per il tempo. E lui scrive: "Ringraziamo Gesù dell'insigne favore che sta per concederci. Ieri è stato a visitarmi proprio il padre provinciale, l'ho pregato che vi avesse accordato il permesso di venire a predicare la prima domenica del Rosario, quindi del mese di ottobre." E poi fa riferimento alla sua precedente lettera, quella di Padre Agostino, dove mi chiedeste se vi avessi suggerito qualche soggetto da trattare per un corso di esercizi spirituali a noi frati. E allora è Padre Pio stesso che gli suggerisce quali argomenti trattare. Pare che il Signore voglia che voi trattiate questi argomenti. Amiamo Gesù, obbligo che tutti abbiano di tendere alla perfezione, obbligo che ha il religioso di tendere sempre a maggior perfezione. Quale mostruosità per un religioso il trascurare di ciò a cui lui tende? In che cosa consiste la perfezione? Quali sono i mezzi per conquistarla? I voti e la regola sono mezzi efficacissimi per acquistare la perfezione, efficacia della preghiera." Le tematiche suggerite dal giovane Padre Pio al padre lettore Padre Agostino per i suoi esercizi spirituali. E poi lui fa riferimento anche ad altre indicazioni che gli aveva chiesto lo stesso Padre Agostino, e va, leggendo a stralcio questa lettera, a dare questa, ecco, fa delle sue considerazioni personali. Scrive: "Ahimè, Padre mio, quante offese riceve Gesù dagli uomini. Mi sento agghiacciare il sangue in considerare tanto amore di Gesù così mal corrisposto. Si direbbe che Gesù non abbia mai amato nel considerare l'odio che gli uomini gli portano. Quante volte innalzo la voce al Padre Celeste che, per la mansuetudine di questo e per la riverenza dovuta a quell'adorabile persona, opponga termine al mondo o dia fine a queste iniquità. Egli è onnipotente, lo può."